Allora, l'unica cosa che riusciamo a tenere allenata in questo periodo è la parte fisica, così se poi eventualmente la federazione deciderà di proseguire il campionato, almeno sulla parte fisica ci facciamo trovare pronti. Ci sarà sicuramente una parte, una quindicina di giorni per poter recuperare la parte tecnica prima di partire, almeno questo me lo auguro. Clarissa Sansone ha organizzato un gruppo su Facebook dove 2 volte a settimana incontra le ragazze e fa una 50 minuti, 50 minuti un'ora di preparazione atletica. Riprenderà il campionato? Non lo so, io non credo che possa andare. Ultima notizia che ho è che la federazione ha già sospeso tutti i campionati, sto parlando dalla Serie B in giù fino ad arrivare alle nostre categorie, comprese le giovanili, anzi le giovanili mi sembra che addirittura abbiano completamente annullato i campionati nazionali, lasciando poi la decisione ai territori. Per quanto riguarda invece la nostra categoria, sembra che si vada su dei tre probabili scenari. Uno è l'annullamento, se non riusciamo a concludere il campionato. E questa mi sembra proprio una ipotesi che non mi piace assolutamente, anche perché insomma abbiamo fatto oltre la metà del campionato, eravamo la terza del girone di ritorno e quindi annullarli, quindi vuol dire non ci sono promozioni, non ci sono retrocessioni e questo non lo trovo giusto anche nei confronti di società che magari hanno speso per poter fare un campionato di promozione e quindi ripartire. Ricordo che noi già l'anno scorso abbiamo subito per la retrocessione per una regola che favoriva le under 21 e l'hanno fatta solo l'anno scorso, hanno fatto retrocedere noi e poi dopo non c'è più, l'hanno tolta, quest'anno la Serie C non ha più questa regola. Ritrovarci anche quest'anno penalizzati da una regola simile, no simile, è ovvio che siamo in un evento eccezionale, ma insomma abbiamo fatto più del girone di andata, credo che sia giusto mantenere i risultati fatti. La federazione ha già deciso di prorogare la sosta, almeno queste sono notizie che mi arrivano fino a giugno, e quindi se a giugno ripartiamo, magari decideranno di congelare le classifiche al momento della sospensione, e questo vuol dire che ci saranno i primi saranno promossi e gli altri faranno i playoff. Queste sono alcune delle ipotesi, quindi vediamo dove andiamo, ma non credo sia tanto probabile poter continuare a giocare perché noi usciamo da questa crisi non guariti, o meglio, non abbiamo creato gli anticorpi, abbiamo creato distacco. Questo che vuol dire? Che basta che si riammali una squadra, una ragazza di una qualsiasi squadra che porta quella squadra in quarantena. Questo vuol dire poi fermare il campionato, quindi non credo che ci siano proprio le possibilità di continuare.